piccolo, comunque, e i bui così alti, investire molte fiche con una mano marginale non è una grandiosa idea, ma un grande campione come lui in posizione può farlo. Viene chiamato di Celis, bravo, In bravo, bravo. realtà, si trova in una posizione di dominio assoluto, però prende il 9, Sì. Ellis. Niente per Theo Jorgensen. Sì, lega il 9, il nostro Ellis. Perciò da dominato passa ad avere la mano migliore, anche fortunato Ellis, un flop con 21, 10 alta sarebbe stato deleterio per lui. Esce 21 per il nostro Ellis che ci picchia giù duro. di 21.000, il board a parte due quadri non presenta grossi progetti, sta rappresentando bene un asso forte, poco meno di metà del piatto, stessa puntata che avrebbe fatto con un asso K asso donna, che è la mano che sta cercando di rappresentare. Sì. Ci pensa Jorgensen. Jorgensen con il nulla cosmico sta provando a capire se il suo avversario ha un asso o se invece folda, Ah, non ha folda. assolutamente niente. Theo Jorgensen, tra l'altro, è famoso per un. No, vabbè, land analysis subito però. Dai, Neil, Channing ci tira conto io ammazzi. qualcosa perché Neil Channing sennò ci ammazza. Theo Jorgensen è grande amico di un altro grande campione del Nord Europa, Gus Hansen, uno dei più forti giocatori del mondo. E i due si sono scontrati più volte ai tavoli, con amichevole pungolarsi l'un con l'altro, e hanno deciso di stabilire chi è il più forte dei due a pugni, letteralmente. O, hanno organizzato un match di box, Un fight club. una specie di fight club, sì. Si sono allenati molto duramente, entrambi ottimi atleti, Gus Hansen è un ex tennista professionista, e hanno fatto questo match di box in cui si sono dati di santa ragione con puntate milionarie alle spalle. Però devo dire che Theo Jorgensen gli dà tipo 20 centimetri, oltre che 20 kg di differenza, e l'ha picchiato malamente. Ti dico, in TV non sembra, dal vivo è veramente un bestione. No, beh, comunque si intravede, insomma, la struttura fisica non, diciamo così, smilza del nostro Tio. Mentre Channing parla, ma noi abbiamo deciso proprio di non ascoltare.